Molto criticato sia Massimo Giannini che Repubblica per le critiche al Presidente del Consiglio Conte. Non hanno ragione quelli che lo criticano. E tu perché pensi che le critiche siano infondate? Il tema è un altro. Io sto facendo una campagna insieme ai miei colleghi del Fatto contro il governo che vuole confermare Alleni descalzi. Quindi io non ho alcun problema a criticare il governo, il Presidente del Consiglio, e quelli che criticano il governo fanno molto bene. Io quello che non riesco a capire in certi casi è che ho l'impressione che se Conte parla sbaglia a parlare, se Conte non parla sbaglia a non parlare. Esattamente come giornali importanti che hanno combattuto la prescrizione per 20 anni, adesso che è stata abolita dopo il primo grado, sono diventati dei fan della prescrizione. Insomma, ho l'impressione che qualunque cosa facciano certe persone non va mai bene. Perché? Perché c'è un preconcetto nei confronti di certe persone. Allora, in questo momento, ma in tutti i momenti, io penso che bisogna prendere una linea e poi seguirla. Se uno ha delle soluzioni diverse dalla chiusura delle scuole, le dica. Non credo che in Giappone, dove l'hanno adottata prima di noi, siano tutti coglioni, ma così, a naso, non certamente essendo un virologo, immagino che il tentativo sia quello di fare in modo che circoli meno gente possibile, che si incontri meno gente possibile per le prossime 2 settimane, per vedere se si riesce a frenare questo contagio, che, ripeto, è il vero problema, non tanto quello dei morti. Dopodiché sulla comunicazione uno può dire quello che vuole. L'importante è non dire tutto il contrario di tutto, perché rimproverare contemporaneamente un premier di essere andato troppo in televisione la domenica del primo decreto e poi improvvisamente chiedergli di fare un messaggio a reti unificate prima che si sapesse che si stava facendo il secondo decreto, mi sembrava vagamente incoerente e lievemente prevenuta come critica. L'importante è sapere esattamente quello che si vuole. In questo momento già abbiamo i virologi che litigano fra di loro, quindi figuriamo se dobbiamo metterci pure noi a litigare di questioni che poi non capiamo. Infatti io mi occupavo del tema della comunicazione proprio perché della virologia spero che se ne occupino gli esperti, anche se abbiamo visto che esiste anche una virologia A e una virologia contrario di A, e credo che sia stato questo che ha seminato il panico molto più della comunicazione forse altalenante o singhiozzante del governo di questi giorni, perché quando vedi gli esperti che dicono tutto il contrario di tutto, allora dici, beh, se non capiscono niente neanche loro in questa fase, allora raccomandiamoci l'anima a nostro Signore, ecco. Io ho parlato di uno stress test per il sistema paese. Nell'esame delle criticità che io avevo rilevato, non solo nella comunicazione ma anche nell'azione, io non ho parlato solo di Conte, io ho parlato del governo del paese, del Presidente del Consiglio, di alcuni suoi ministri, dei governatori, perché ricordavo prima, noi abbiamo avuto prima un governo che ha detto gestiamo la situazione, vediamo come va, poi improvvisamente la domenica del 23 febbraio c'è stata una drammatizzazione improvvisa e il Presidente del Consiglio è stato in televisione 7 ore consecutive. Già questo dava l'impressione. Non è una colpa. Sto soltanto dicendo che ho notato alcune incoerenze in una fase nella quale prima sembrava tutto sotto controllo. Improvvisamente la domenica è parso che il controllo sfuggisse. Il 25 di febbraio è scattata la grande retromarcia. Cosa dici, tutti, Travaglio? Tutti scusa hanno perché cominciato sei collegato, a dire, non no, ma in fondo è poco più di un'influenza. Adesso purtroppo invece il dramma c'è, perché ripeto, quando si chiudono le scuole è chiaro che l'emergenza è totale. Quindi oggi Conte è stato bravo perché non lo ha detto in questo modo, ma ha dovuto rendere manifesto quello che era evidente fin dal primo momento, cioè che questo è un gigantesco problema. E sarebbe bello se la nostra situazione attuale permettesse al governo di dire la stessa cosa dal 20 febbraio ai primi giorni di marzo. Il problema è che qui si naviga a vista, nel senso che la drammatizzazione di cui parlava Massimo un attimo fa non è stata che una domenica si è svegliato Conte e è andato dalla D'Urso e in altri 15 programmi, è che il sabato improvvisamente era esploso il caso di Codogno. Cioè noi avevamo scoperto un focolaio all'improvviso che stava facendo impazzire Marco, tutti hai ragione, i dati. Hai ragione, ma converrai che il mercoledì dopo non si è capito perché invece dovevamo fermare la macchina ed è arrivata addirittura l'indicazione a Palazzo Chigi di dire alla RAI moderate i toni.
è questo che ha disorientato un po' l'opinione pubblica. Che dovessimo fermare la macchina, lo hanno deciso Sala con un'intervista a Repubblica, vero, in cui diceva inopinatamente riapriamo Milano, infatti, ci come sono se fosse finito tutto, confusione. E il presidente della Confindustria in un'intervista al Corriere della Sera, che fottendosene allegramente del fatto che non sapeva niente di questo condagio, aveva deciso che il PIL era più importante del diritto alla salute. C'è stata possiamo dire che c'è stata una cacofonia complessiva, che invece di fare una recessione controllata e pilotata come quella che stiamo facendo adesso, noi prepariamo il terreno a una catastrofe anche economica che magari potrebbe durare molti Marco, più mesi. Marco, sono d'accordo, quindi però cioè, come vedi i segnali sono stati contrastati da parte di tutte le istituzioni in campo, del contagio. Purtroppo.